Lavorare il foamy o la gomma crepla non è stato mai così facile. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. E benvenuti da Ombretta su Arte per te, video in collaborazione con il sito Creabello. Vi metto il link qua sotto nel box informazioni, perché la Creabello mi ha inviato degli stampi, degli stampini per lavorare la gomma crepla, detta anche foamy. Allora, io voglio provare questa novità, che per me è una novità, magari ci sono da 200 anni, perché mi sembra una cosa fantastica che pigiando su un calco il foamy prenda una forma prestabilita. E allora spostiamoci di là, andiamo a vedere come si fa e poi vi regalo qualcosa. Ci serviranno semplicemente un paio di forbici, un tappetino morbido tipo feltro, potete usare anche 3-4 bagnasciuga sovrapposti, sapete, le pezzette per lavare i piatti, e poi la serie timbri foglie che ho ritirato dal sito Creabello, anzi che mi ha inviato il sito Creabello, e quindi alla fine del video destinerò un po' di queste foglie proprio a uno di voi. E il Creabello mi ha mandato anche il foamy, un libretto di foamy da 10 fogli per provare un pochettino questi timbri. Naturalmente vi servirà anche il ferro da stiro. Mi raccomando, se siete minorenni, se siete piccolini soprattutto, mai usare il ferro da stiro da soli, ragazzi, guardate l'indice, mai, no, perché non dovete bruciarvi e non dovete rovinare il ferro da stiro a vostra madre, perché in entrambe le evenienze vi fareste molto 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 male. Quindi, motivo in più per chiamare mamma e passare insieme a lei quella mezz'oretta a creare qualcosa con il foamy. Non rovinerete il ferro da stiro, non vi ustionerete e soprattutto passerete un bellissimo momento familiare che ricorderete per lungo tempo. Quindi, se invece siete genitori, anche per voi ce n'è, mi raccomando, state attenti, perché sempre il ferro da stiro e sempre brucia se siete distratti. Ferro da stiro alla massima potenza, ovviamente a secco, ragazzi, lo do per scontato. Cominciamo subito col provare quindi le sagome delle nostre foglioline. Prendo il mio tappetino, prendo il foamy, ovviamente se devo fare una fogliolina la faccio verde, quindi prendo il verde, prenderò, vi dirò di più, il verde scuro. Con il ferro ben caldo la adagerò sulla piastra, aspetterò che si incurvi all'esterno e che poi ritorni piatto e diventi a cupoletta sul mio ferro da stiro. Ecco che riscende. Adagia gli angoli. Faremo prima questa foglia. E adesso ed ecco qua, si risolleva. Quindi prendo il mio foamy, lo adagio sul tappetino, prendo la foglia e presso con le dita sul tappetino, presso, schiaccio, non vi preoccupate, il foamy non raggiunge una temperatura tale da potervi bruciare, si riscalda soltanto, e schiaccio come se non ci fosse un domani, schiaccio fortissimo. E sento che il foamy si raffredda proprio al tatto. Quando ha una temperatura ambiente, quindi quando si è raffreddato abbastanza, mollo la pressa. Volendo potete pressarlo anche con dei libri molto pesanti, ma così avete maggiormente il controllo.
Quindi mollo la pressa e vediamo com'è venuto. Sono emozionata. Wow! Ma guardate! Wow! Fantastico! E adesso posso ritagliare la mia foglia super realistica. Ma che bello! Ma che bello, ragazzi! Super fantastico! Come direbbe Eder Parisi. Allora, va bene. Ora dico, ma non è fantastica? Ma troppo bella, troppo bella. Questo è il davanti, naturalmente, la parte che si vedrà. Ma che bella! Prima foglia fatta! Allora, quale proviamo? Quale proviamo? Voglio provare questa perché ha tante micro scagliette. Vediamo se vengono. E lo faccio col fommi più chiaro, così risulta più evidente. Fommi pronto, lanciamo e schiacciamo! Yuhu! Allora, schiaccio, schiaccio, schiaccio. Questo periodo è un periodo che schiaccio cose, che detta così suona male, ma tra la sabbia e le foglie me la faccio schiacciando qua e là allegramente. Ma che meraviglia! Ma che... stavo guardando questa! Ok, vediamo un po'. Wow, ma guardate! Aspetta, aspetta. Ecco, metti a... guardate, ha fatto tutte le micro scagliette! Ma forte! Aspettate che la ritaglio. Ma che carina! Ma guardate! Ma che bellina! Sia quello più a trama larga, diciamo così, che quello più a trama fitta, prendono esattamente. Ora voglio farne una stranissima, tipo di bambù, a righine strette strette. Vediamo se ce la facciamo. E allora, sempre col chiaro, è pronto, pronto, pronto in tavola. Poggio e schiaccio. Vediamo un po'. Dai, a quest'ora dovrebbe essere... ma guardate, aspettate, riuscite a vedere le zigrinature? Bellissimo! E adesso quale proviamo? Proviamo questa, vediamo un po', vediamo un po'. Voilà! E pressiamo. Bene ovunque, pressiamo, pressiamo, pressiamo. Vediamo un po'. Ta-da! Fantastica! No, vabbè ragazzi. Troppo bello, qui c'è da perderci tempo nel taglio. Io proverei, dopo tante foglie, una farfallina molto carina. Ok, fommi pronto, tolgo da lì, lo metto in posizione e schiaccio fortissimo. Dai, direi che possiamo vedere. Tiriamolo fuori. Wow, allora, la stampa prende, come vedete, e potete fare un duplice lavoro: o lasciare il bordo, quindi ritagliare a quest'altezza, lo faccio con voi, dando un effetto tridimensionale naturalmente al vostro fommi. Sì, in pratica sono le forme 3D per poi poterle impreziosire come volete. Pratica è questo, ho capito, bellissima. Immaginate qui di andarci su con acrilico, glitter, tutto quello che la vostra fantasia vi suggerisce, ma avete già veramente un oggettino da decorare, un qualcosa che esca al di fuori del supporto in cui lo andate a mettere, vedete? Del resto il calco qui non è tanto dettagliato, cioè le forme, non so come farvi capire, non sono profonde, quindi è voluto che non sia troppo dettagliato, ma che dia solamente le linee guida entro cui andare. Mentre da questo lato vedete che sono più dettagliate? Ed effettivamente dal retro esce più dettagliato. Quindi o si tiene così, o si taglia anche questo bordo, si pressa così a mo' di farfalla, e quindi qui che sia maggiormente dettagliato ci va benissimo,
ma a me devo dire piace moltissimo questa cosa 3D che in una composizione sta tipo, per intenderci, ve lo faccio vedere sul bianco, le formine della Thun che si distaccano dal fondo. Io la trovo una bella pensata. Sicuramente questo calco mi piace perché potrei farne due e creare una scatolina portaconfetti, potrei lasciarli col bordo esterno perché viene anche questo bordo che incollandolo con l'altro potrebbe venire una scatolina, insomma potrei farci tante cose, non mi dispiace. E allora, che diciamo di questi calchi? Beh, direi un grande wow per questi calchi della Creabello, mi piacciono veramente tantissimo, performano molto molto bene. Ora vi lascio alle foto di tutte le creazioni e noi ci vediamo di là, che ho ancora qualcosina da dirvi, ma soprattutto da darvi. Prendere tutte le forme che desideriamo, non bisognerà più essere bravi nella manualità, o meglio, bisognerà anche essere bravi nella manualità, ma questo aiuta veramente veramente tanto e potrete fare bomboniere, decorazioni, tutto quello che vi salta nella testa in maniera facile e veloce. Tra tutte le cose che ho usato ho selezionato qui un pochino di formine per voi. A casa vostra, lasciando un commento qui sotto, potrà arrivare la farfallina che avete visto usare in video, è una serie di foglie che ho selezionato per voi per farvi provare questo differente metodo di utilizzo del foamy. Lasciate un commento qua sotto, 1, 2, 10.000, quanti volete, e in questa data io estrarrò il vincitore, e poi in questa data io estrarrò il vincitore, dopodiché questi saranno vostri. Mi preme sottolineare che la collaborazione con Creabello consta solo nel fatto che mi abbiano inviato il materiale, non è una collaborazione retribuita, e quindi ciò che mi hanno inviato io lo divido con voi, come sempre, con enorme enorme piacere. Se questo video vi è piaciuto, regalatemi un bel pollice in su, ditemi se avete già provato questi stampini, ditemi se vi trovate bene, ditemi quali sono le forme che preferite, e dopodiché partecipate tutti al giveaway. In bocca al lupo a tutti, noi ci ritroviamo sempre qui per il prossimo video. Da Ombretta ed Arte per te è tutto, alla prossima volta, ciao! Ciao a tutti ed eccoci pronti per estrarre i tre pennelli della serie Nettuno Tintoretto. Vediamo chi saranno, chi sarà, anzi è un solo vincitore. Vediamo chi sarà il fortunato vincitore. Ho già ripulito i commenti da quelli lasciati dopo il tempo massimo, dal più recente al meno recente, 196 commenti, incrociate le dita. Quindi 1 di 196, incrociate le dita anche quelle dei piedi ragazzi, vai, 92, vedo chi è e torno subito da voi. E la vincitrice è Rosanna Palazzo con il commento: vorrei davvero vincere, mi piace tanto usare gli acquerelli. Bene, potrai usarli con degli ottimi pennelli, i Nettuno della Tintoretto. Per tutti gli altri non vi preoccupate, perché tra pochissimo tornerà un nuovo giveaway proprio con Tintoretto e poi anche tanti altri. Quindi grazie a tutti per partecipato, complimenti a Rosanna. Non perdetevi i prossimi video perché ci saranno tantissimi nuovi giveaway. Un bacione a tutti e grazie sempre di esserci. Ciao!